Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Buonissima, fatela che ovviamente è ottima. Ciao a tutti amici e bentornati di nuovo con il nostro bimbi. Oggi una nuova ricettina. Andremo a fare una farinata di cici, veramente croccante croccante con pochi ingredienti. Allora, come primis andiamo a inserire nel nostro bimbi dei cici, perché questa farinata, ovviamente, come ho detto prima, di cici ci servirà la farina di cici, però la farina di cici costa un pozzo di soldi, quindi andremo a fare con cici secchi. Andremo a inserire 500 grammi di cici secchi. Ovviamente, se poi vogliamo fare una farinata di cici un po' più piccola, diminuiamo le dosi, poi dipende dalla teglia che dovete usare. Adesso andremo a fare a farina i nostri cici, mettiamo a velocità 10 per 40 secondi. Io, ovviamente, la nostra farina è pronta. Qua andremo a inserire 5 grammi di sale fino e poi andremo a inserire delle spezie che più ci piacciono. Bene, io andrò a inserire un po' di curcuma e un po' di pepe. Fatto questo, incominciamo a inserire l'acqua. Poi, se lo volete fare in coppa, va bene lo stesso, vi regolate meglio. Piano piano inseriamo l'acqua, dobbiamo creare una pastella. Bene, ottenuta questa pastella, guardate, almeno in circa un 200 grammi di acqua se ne sono andati, voi vi regolate piano piano. Andiamo a inserire un filo d'olio. Fatto questo, diamo una giratina per 30 secondi. Ebbene, fatto questo, adesso facciamo riposare per una ventina di minuti la nostra pastella. Ebbene, abbiamo fatto riposare l'impasto, adesso prendiamo una teglia con carta da forno. Inserite un po' d'acqua per far aderire un po' la carta da forno. Ci spruzziamo un po' di olio sopra. Se abbiamo un po' di verdure a piacere, quello che vi piace, melanzane, zucchine, rondelle, inseriamo nella teglia. Mettiamo il nostro impasto sopra, spegniamo per bene, accendiamo il forno ad alta potenza, al massimo che avete del forno, un'altra spruzzatina d'olio e poi dritto nel forno. Mettiamo la teglia al primo livello del nostro forno, chiudiamo, 40 minuti al massimo del forno che avete, forno statico. Quasi 30 minuti, gli ultimi 10 minuti, mettiamo quasi all'ultimo piano la nostra teglia per altri 10 minuti. Ebbene ragazzi, la nostra farinata di ceci è pronta, guardate un po', ne ho tagliato un pezzo, guardate, buonissima, fatela che ovviamente è veramente ottima. Come verdure potete inserire quello che volete, come detto prima, niente più che dirvi, buon appetito, mi raccomando di spolliciare, di iscrivervi e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!